Ciao lettori, sono Pachito, ritorno all'appuntamento con la video recensione del Lettore Medio. Il libro del quale parliamo oggi è questo, Reflussi d'incoscienza di Testa di Chezzo, edito da Rizzoli. Casa editrice che naturalmente ringrazio per averci dato la possibilità di leggere e recensire questo volume particolarmente interessante. Piccolo antefatto, lo confesso, non conoscevo quest'autore, non seguendolo sui social, e ho immaginato che si trattasse di un testo umoristico, vuoi perché appunto il nome fa sorridere. In realtà mi sono trovato di fronte a un testo di una spiazzante sincerità e di una spiazzante profondità. L'ho trovato davvero molto, molto bello. L'autore mette a nudo i propri sentimenti, il proprio vissuto e condivide col lettore le sue esperienze sentimentali, ma non solo. Infatti vi è una profonda analisi sul cambiamento del proprio animo di fronte a quelle che sono le esperienze sentimentali che ha vissuto. Non aspettatevi un trattato di filosofia, al contrario, aspettatevi un linguaggio molto fresco, molto diretto e soprattutto una narrazione molto breve che tanto richiama i post sui social, che è davvero molto efficace. Infatti, l'autore alterna poesie a brevi post a lettere che vengono scritte a una donna che probabilmente non esiste, ma sicuramente è reale. E senza dubbio ha lasciato delle ferite profonde nell'animo di un ragazzo che ha voluto schiudere la porta del proprio mondo e condividere con il lettore una serie di esperienze. Non nascondo che in molti di questi testi mi sono ritrovato e ho trovato anche molto piacevole quello che ho letto. In modo particolare poi una parola desidero spenderla per lo stile. Vedete, ci sono anche delle illustrazioni, anche il modo in cui vengono scritti i testi è piuttosto particolare. Ci si trova di fronte a una sorta di Zibaldone 2.0 dal punto di vista stilistico, con l'autore che si prende la libertà di scrivere le, al contrario di appunto formattare il testo in una maniera sempre singolare, ma senza dubbio di grande impatto. Inoltre le illustrazioni sono davvero molto belle. Desidero leggere un piccolissimo passaggio che di fatto chiude il libro e recita così: "Ma prima devi cercarlo in te, l'amore. Devo trovarlo in me." E trovo molto interessante quello che ha scritto Testa di Chezzo, che mi ha spiazzato e sono particolarmente contento di aver vissuto l'esperienza di lettura di questo volume, che mostro nuovamente, eccolo qua, Reflussi di incoscienza, edito da Rizzoli. La video recensione termina qui, ma mi raccomando, continuate a seguirci per nuovi suggerimenti di lettura. Ciao a tutti!